Salve raga, amico mio, dovremmo essere in partita, ma ha problemi di connessione, mio amico. Dai, e che cavolo, strano disco, non ce lo sono domani. Oh, Madonna, dove l'hanno messo in culoni il generatore? No, Una in bagno, stanza in vicino alla. cucina, in cucina. Nella È più stanzina vicino alla cucina. vicino. Come si chiama? Indovina il personaggio. Indovina, 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 indovina. È un maschio e una femmina? No, no, Linda. un'altra donna. Cioè, quattro partite su quattro, quattro donne. Sì, ci amano. Sì, è proprio così. Per ammazzarci sicuro. E vabbè, quando si dice ammazza. Vabbè, l'amore ti uccide. Ok, me ne vado. Vado ad accendere il generatore, va? Vai, vai, No, vai, vai, rimasti solo. la mia preoccupazione, bro, è che è sempre la stessa. Osso. Comunque è vero, da che non si presentava proprio, adesso è comparsa più. No. Però ti abbasso più la sanità mentale, non so se l'hai notato. Vabbè, quello dipende dal tipo di fantasma. No, 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 è proprio in generale, nota che abbiamo. Ci siamo dovuti giocare più volte del solito. Sì, però quello non dipende dall'entità, diciamo, come si presenta, dipende dal tipo di fantasma, il fatto della sanità mentale, capito? Ok, sì. Vediamo un po'. Utility, sta giù! Madonna, è a palla! Porca puttana. Quindi potrebbe. No, è Potrebbe proprio dentro stare. l'utility, poi dentro l'utility proprio a sto punto. O dentro una stanza a fianco che viene presa dal sensore. Andiamo. Madonna, stavolta l'ho presa di mira io stavolta. E il mio poteva venire sempre da me. Vabbè, tecnicamente la volta scorsa era sopra, la volta scorsa è apparso solo davanti a te in amicizia. Andiamo. Andiamo a pigliare in amicizia. Lei ci piglia da dietro male. Qua sei, sette. Qua è 6.3. Fate nell'utility, quant'è? 8. Orb, 10. bro, orb proprio qui. Dov'è? Proprio qui sul letto. Sul letto, dove sei? Ah, sei nella stanza. Qua da qua. Questa qua. Orba qua? Sì, proprio sul letto. Guarda, la metto proprio qui, infatti. La temperatura è 3. E qua, sta qua, sta qua. Bene. Consiglio. È entrato là dentro, hai controllato lì dentro, bro. Vediamo. Qua è 8. Mi dà 8, 7. Allora è qui, ok, posso andare. Qua è più bassa la temperatura. Beh, bene, andiamo. Però andiamo, Tu andiamo, ci hai andiamo. messo pure tu un sensore? Sì, mo andiamo. Perché la stanza è grande, Sì, capito? non preoccupare, andiamo. Sta giocando con le luci, complimenti. Falla gioco. Anzi, con la patch che l'ho riaggiornamento che hanno fatto, spero che la torcia stavolta si rillumini. Però se hai visto le orb. Se hai visto le orb, se sta là. Il sensore l'ha pigliato. Eh sì, ma guarda dove è l'orb. Dai, tutto sparato. Dove sei? Eccolo il lock. Drogati, stai a 70, molto grave come cosa. Sfera di luce 70. Allora, vediamo dove l'ha preso come senso di movimento, perché tu l'hai messa alla finestra, io l'ho messa Quello all'ingresso. è il problema.
Perché la stanza qua è enorme, è abnorme proprio, quindi... Ah, vabbè, non credo, il fatto che ha preso il sensore di movimento vuol dire che da qualche parte... o perché ci ha seguito e quindi l'ha beccato, quindi prendere un altro sensore di movimento, metterlo proprio dove stanno i letti. Perché... dall'altro lato, sì, così copriamo tutti e tre i lati. E io a questo punto prenderei... portati l'altro sensore di movimento e portati la spirit box. Dopo facciamo... vediamo le impronte e il libro. Sì, togliamoci... togliamoci il dente della spirit box. Sì, tanto dovrebbe essere una signora. Guarda, poi se è di nuovo la stessa entità, bro, è una persecuzione. Ti vuole uccidere proprio. Vado a mettere dove sta il letto. Aspetta, la spirit box, bisogna spegnere la luce. Spegni la luce. Bene, andiamoci. Aspetta, devo fare la spirit. Ok, vai. Dove sei? Sei qui? Ha parlato. Sì, ho parlato. Allora l'ho sentita bene. Oh, finalmente sì, uno che parla. Aspetta, fammi chiudere la porta, sennò tu c'è il problema per... No, giusto, le orte se già le hai viste, è vero, che scelta. Pensavo le dovevi vedere con la telecamera, invece me l'ho dimenticato, le hai viste già prima. No, io volevo vedere in realtà il suo movimento da qua, quel senso di movimento. Allora, ho parlato. Quindi, o Mer o no yokai. Guarda, lo yokai non ci capire quasi mai yokai. No, il Mer volevo dire, scusami. Mer yokai. Fammi vedere cosa devono fare. Uno mi sembra che fa il dot, il Mar, eh. Il Mer. Lo yokai deve fare. Lo yokai deve fare il dot. Ah, ok. Il Mer deve scrivere. Ok, un motivo in più, allora io metto già i dot a sto punto. Porta la macchina fotografica. No, aspetta, io porto Luminol e sale, vediamo dove va per mettere il libro. Come vuoi, però io credo che... portati il sale... ok, fai così, tanto il Luminol... portati il sale e il Luminol. Fatto. Ok. Perché il libro così lo mettiamo dove cammina, così... Sì, il libro lo mettiamo dopo, però. Tanto Mer e Yokai camminano sicuro tutte e due. Però dove metto mo sto cazzo di sale? Te lo dico io dopo. Lo metti in mezzo... Lo metti in mezzo... Anzi... No, ok. Mettilo uno qui al centro dove sto io. Un altro un po' più indietro. E un altro vicino qua, poi? Un altro qua vicino alla finestra. Perfetto. Questo cosa fa? Il fantasma do. E dove va? Vediamo se si muove. Se calpesta il sole. Potresti andare sul sale, gentilmente, grazie. Così ci fai capire qualcosa. Vabbè, si muove, si muove. Sale, guarda dov'è. Oh, l'ho azzeccato, sta proprio fermo lì. Ah, no, cammina. Dove vai? Dove vai, figlio di puttana? Entra nel bagno. Ma cazzo. Ok, andiamo a prendere due libri, bro. Dobbiamo mettere due libri e due puntatori. Uno deve andare in bagno e uno nella stanza. Oh, aspetta, ha calpestato un altro. Va qua. Va proprio dove sta la telecamera. Fermo qua.
Questo okay. È uno. Possiamo andare. L'altro ci ha fregato. L'altro secondo me mettilo qua. Non ce l'ho, deve andare. E come posso portare 3.000 cose? L'avevo macchina fotografica per fare le foto. No, stavo facendo il calcolo dopo per mettere quella. Che cazzo hai visto? Va nel bagno! Esce, va nel bagno e torna indietro. È andato a spegnere il generatore, secondo me. Ah, dice poi che hai visto che sta andando in bagno? No, è andato in bagno! Cioè, ho visto proprio il percorso dentro al bagno pure, e poi tornava indietro. In bagno vuol dire dentro la stanza? Vabbè, sai che faccio? Premo altro sensore. Per forza a sto punto. La stanzina di fronte alla stanza dove abbiamo visto le orbe, se il bagno è entrato lì ed è tornato indietro. No, dove abbiamo visto le orbe? In un'altra camera da letto e poi andava verso il bagno, però è ritornato indietro. Però non è che è andato verso proprio in bagno. Ah no, quella allora è un'altra camera da letto. Sì, per questo dice, che cacchio dice. Però se passa per di là. Una bella frega. Oddio, io sto a 68. Oddio, ma non mi ero sicuro. Sì, droga, io già l'ho fatto. Ah, ecco, dicevo io, infatti. Giusto, sì, quella è la camera da letto. Non mi sono confuso con quell'altra casa che di fronte tiene il bagno. No, infatti, dicevo che cacchio dici. Però il fatto che mette là, sai che devi prenditi due libri tu direttamente. Io mo devo giocare con quest'altra videocamera. Tu mo, giocati un poco con i puntatori in modo da avere una buona visuale. L'unica cosa che la torcia mi sono staccata la torcia con la macchina fotografica. Non si sente un libro da. Vabbè, abitudine. Ma tu hai capito che questo può apparire in qualsiasi occasione a sto punto? Sì. Ah, la torcia, maledetto. No, il puntatore d'otto dimentica. Come ha fatto a dimenticare il puntatore d'otto? Ma sei un geniaccio. No, perché volevo togliere la macchina fotografica, ho tolto il d'otto e ho preso la macchina fotografica, sono cretino. Ma ce la fai a farti una copia? Io poi inizio a controllare il d'otto qua, eh? Dov'è l'altro d'otto? Bro, ho perso il dot. Fatto a perdere il dot. Ho perso il dot. Trovato. Trovato. Hai preso il libro, bro. Vai, fai una cosa veloce. Ecco. Devi spegnere però le luci in camera, eh? Ah? Ah, acceso una, ne è acceso, furbissimo. Controlliamo un po', va. Allora, qui non credo ora, lo farà. Ora dobbiamo fare un po' di check. No, la vedo dice il senso di movimento, dice in mezzo, guarda caso, in mezzo ai due letti. Dove infatti ho visto le orbe. Il libro dov'è? Il libro è sul se l'ho messo dove lui ha fatto i passi, quindi dove qua ci sta sui passi. E per quel puntatore dot vedo quel bastardo dove sta, devo mettere un puntato, devo riprendere quel puntatore dot e spostarlo. Perché là non lo copre.
qui non lo prende. Qual è l'altra la camera con è questa, perché ho detto magari se passa lo vedremo da qua. Però io non l'avrei messa così, io l'avrei messa che da questa camera qua l'avrei messa vicino al letto, che però guardava la porta della camera che tiene di fronte. Infatti è così, perché lui è. La porta lì hai chiusa, tu l'hai chiusa. La fronte c'è, okay. L'altra porta dell'altra stanza. Per questo ho cercato il modo di lasciarla aperta. Però il puntatore l'avrei messo in mezzo al corridoio, dai. Sì, però già da qua non vedo nulla. Secondo praticamente tra le due porte. Tra le due porte avrei messo il puntatore. Però tu hai messo il libro dentro. Che fa che il libro sta lì? Così. A noi ci interessava il puntatore. Ma secondo me il movimento si trova, vedi, guarda dove c'è l'orb, sta proprio dentro, in mezzo alle, vuole sta in mezzo alle due, vedi, tra il lì. Andiamo a spostare i puntatori. Sì, è quello che ti volevo dire, non mi piace là. Tu sposta anche quel libro non va bene là. Io i libri li ho messi, sono detto, dove lui ha fatto i passi, stanno proprio sui passi, dove ho visto i passi con l'ultravioletto. Ora vediamo cosa ha fatto, se ha scritto oppure no. Qua non ha scritto. Là neanche. Io sono sicuro che è qui. Quello che si illumina? Lo metto là. Ok, andiamo a vedere. Aspetta però. Passando. No. Chiudi questa, chiudi sta porta. Il libro sta là, è lasciato. Sì, nel corridoio, perché quello ha fatto. Ha attraversato il corridoio ed è andato di fronte. No, lo so, ho visto un te. Questo può essere. Secondo me è un mare. Non so perché, è un mare. Mo da qui dovremmo vedere benissimo se passa qua, per forza, perché qui in mezzo era. Ma è questo quello che si illumina? Sì. O è quello vicino alla porta? No, è quello vicino alla porta, guarda. Oddio, ho tanti, io non posso più fare nulla, spento tutte le luci intanto. Qualcosa mi dice che è un mare. Scusami, non gli orei, volevo dire. Che se non sbaglio faceva il tot. Sì. Non lo so, però. Non scrive, quello è il problema. Non sta scrivendo. Io non lo vedo neanche passare. È quello il problema. Qua dovrebbe individuarli in questo modo. Perché la mia paura è che sai dove postare. O nella stanzina lì. Il suo movimento però. Non l'entità. E uno nel corridoio. Però qua ci sminchierebbe un po' tutto. Io te l'ho detto. Un dot qua. E secondo me un dot l'avrei messo nel corridoio. Tra la porta che inquadra tra le due porte, dove ho visto però che... guarda là, quando lei passa tra le due sensori in movimento in mezzo ai letti, dove c'è. Vabbè, ma noi abbiamo visto le orme. Vedi, mo sta là. Noi abbiamo visto le orme. Cioè, noi abbiamo visto che con le orme lui è uscito dalla porta, ha attraversato il corridoio ed è entrato nella stanza da letto di fronte. Cioè, l'ho seguito con la torcia, capito? Ho capito, però quel dot lì doveva passarci per forza. Possiamo metterlo uno nel corridoio, però l'altro lo dobbiamo spostare pure. Perché, vedi come quell'orb si sposta a destra e a sinistra? E quindi come non mi trovo più, perché si sta spostando. Questo è un bastardo e secondo me è uno Yurei. Abbiamo solo un ultimo tentativo, eh?
Sì, però io vorrei. Allora, fai una cosa. Tu occupati dei dot. Io provo a vedere se lo riesco a far scrivere. Lo provo qua per farlo Per scrivere. forza, sì. E mentre tu sposti i dot, appena hai finito di spostare i dot, torniamo e vediamo a come va. Per forza, perché in quella stanza è grande e infatti ti fa bestemmiare. Ma le stanze grandi sono così, perciò se vedi bisogna mettere precisamente dove passa con le orme, perché purtroppo le, mi sai che ha fatto ha staccato tu. Sì, è staccato tutto. Ha staccato tutta la colonna. Facciamo una cosa veloce, ma occupati dei dot. Scrivi sul libro. Ah, ha scritto. Oh, che bello. Hai la macchina fotografica? Ok, Sì, andiamo, sì. andiamo. Via direttamente. E sta qua intanto. FM3. Ci sta seguendo? Ci sta seguendo? Stava nel corridoio. Vedi che è un bastardo, quindi vuol dire che lui faccia più percorsi, faccia più percorsi. Non E era. perciò la telecamera col dozzo da fuori che inquadra la porta, quindi la porta da dove esci? No, ma io l'avevo fatto anche Nulla. comunque in quel corridoio, no, ma comunque non faceva Comunque a Dozzo. noi ti interessa. Comunque Dozzo non lo Chissà che schifo. faceva. Ugualmente Dozzo non lo faceva. Quindi alla fin fine libro, quindi mare. Ci può stare. Non è stato facile a trovarlo effettivamente. Andiamo. È stato tosto. No, era molto più strano. Fastidioso. Molto, sì. Perfetto, ho scritto a un mio amico. Eccomi qua, usciamo. Bene, ragazzi, io qua vi saluto, qui dal 38, passo e chiudo.